nel bene e il male che c'è. Fiori nascosti tra le rocce, noi non ci arrendiamo mai. E come un seme nella terra noi, con quella forza che fermare non puoi. Sotto la neve siamo cresciuti un po' per sopravvivere. Se ti dirò che non ti merito, incatenati a questa vita noi, dove i tuoi soldi ottieni quello che vuoi. Io non ho smesso di cercarti mai, piccola anima. Quanti fiori, quanti fiori. Beh, dunque, dopo tanta musica, così ci è sembrato giusto fare due chiacchiere un po' tra noi, anche perché in fondo la nostra giornalista qui a Sanremo, Emanuela Falcetti, e la nostra inviata in platea, Anna Pettinelli, hanno fatto un sacco di domande, però in realtà poi non sono mai state intervistate, quindi mi sembra giusto fare quattro chiacchiere così fra di noi, anche per spezzare un po' la musica, poi torneremo alle nostre canzoni. Beh, cominciamo dalla nostra cronista mondana, allora, via. Sentiamo, Andrea, sentiamo. No, niente, così, molto semplicemente, parola anche troppo abusata, Sanremo uguale vetrina. Ecco, certo. Diciamo un po', vetrina in fondo un po' per tutti, perché no, anche per noi, dico. Che cosa ci metteresti tu nella tua vetrina ideale di Sanremo di quest'anno? Ma che cosa ci metterei io? Esattamente le stesse persone che ci si sono messe questa edizione, questo 33° Festival di Sanremo. Ce n'è stato un po' per tutti, per i cantanti, ce n'è stato per i giornalisti che sono messi benissimo anche loro in vetrina, e per noi, i quattro presentatori, e soprattutto per il pubblico. Il pubblico, io credo che sia stata veramente la grande rivelazione di Sanremo. Sono stati tutti, delle mie interviste giù in platea, simpatici, aperti, pronti a collaborare, deliziosi. Quindi il mio grazie a tutto Sanremo e in particolare al pubblico. Sono stati anche molto bravi a perdonare il tuo raffreddore. Il mio raffreddore che ho preso così, correnti di teatro, mi scuso anzi per questo. Oh, per carità. Allora, Emanuela, invece a te cosa potrei chiedere? Mi è parso di aver letto da qualche parte che insomma tu continui a smanazzare questi fogli, che in realtà poi è vero, sono bianchi, non c'è scritto assolutamente nulla, quindi togli anche a me un attimo questa curiosità. Insomma, che ci fai con questi fogli?
In effetti è una domanda che mi hanno fatto tutti. Secondo me questi fogli sono come la coperta di Linus, fai conto. Mi danno sicurezza. Ho capito. Per cui io devo ammetterlo, io non sono una presentatrice, sono una giornalista. Nessuno per cui, di noi lo è. Per cui questi fogli mi servono per lavorare, come mi serve l'inchiostro quando sono in redazione o mi serve il microfono in questo caso. E io ogni sera, durante lo spettacolo, raggruppo un po' le idee. Devo dire che è il primo momento di calma della giornata, raggruppo un po' le idee, mi segno le prime che mi vengono in mente e che mi serviranno poi per gli spunti, per i colleghi, per fare le domande ai colleghi. Devo dire una cosa. I miei testi a Sanremo nascono così, qui sopra, ogni sera, in platea, dalla al carta momento. Bianca, sì, mi sembra molto bello. Per cui mi dispiace, anche questa sera avrò questa coperta, la sventolerò, ecco, davanti al vostro video. Però evita di far fare le gimcane ai Rosmacchi con la telecamera, perché copri di solito poi le... Anzi, devo dire una cosa, sono ancora bianchi i miei testi, vorrei magari riuscire a tornare giù per scrivere qualcosa, se no sto zitta dopo. Senti Andrea, fermati, una domanda anche a te, mi sembra di drammatica. Tornando a casa, che cosa ti porti da Sanremo? Quale bagaglio, diciamo, d'esperienza? Che cosa hai imparato qui? Ma direi che anche per me è stata un'esperienza da cui ho imparato tante cose, cose nuove che ho affrontato per la prima volta. Ma poi soprattutto una cosa, non mi sono pettinato stasera, anche perché no, poi c'era anche il caso di far così diventare invidioso anche stasera l'amico Ciotti, e allora ho cercato di fargli un omaggio. No, ma a parte gli scherzi ho imparato tante cose, perché sono esperienze che si fanno forse anche una sola volta nella vita, ma che sono sicuro che aumenteranno come hanno aumentato il mio bagaglio sia professionale che umano. Una domanda invece velocissima anche a Isabel. Isabel, ieri sera una giornalista ha fatto quella che potrebbe essere la descrizione di una scenografia ideale di questo Sanremo 1983. Allora avevamo, mi pare, se ricordo bene, disegnato dallo splendido Forattini, un Ravera un po' in déshabillé, con una foglia di fico, delle palme che rappresentano ovviamente insieme ai fiori Sanremo, e poi c'erano delle papere. Ecco, tu condividi questa scenografia? Beh sì, sì, tutto sommato sì, la condivido, mi piace, perché sai Andrea, io vedo questo, penso che in me c'è sempre la speranza che queste papere, così come in una favola, voilà, si trasformano in cigni. Mi pare una risposta azzeccata. Benissimo, beh, a questo punto io direi che il nostro scopo di intrattenervi per qualche secondo lo abbiamo terminato, non ho dimenticato nessuno, e allora lascio la parola a Isabel. Venite con me.